Un saluto a tutti voi carissimi amici che ci seguite settimana dopo settimana e seguite la nostra trasmissione Essere Suoi Discepoli. Come sapete, il cuore della nostra rubrica è la parola di Dio, il Vangelo, che è sempre accompagnato da un commento. Qualche edizione fa abbiamo dato voce alla passione che è il cuore proprio dei Vangeli con una nostra amica che oggi abbiamo con noi in trasmissione, è nostra ospite, con lei dialoghiamo anche sul senso del dolore, della gioia e anche sul senso della rinascita, della capacità di avere davanti la speranza e un futuro. L'ha intervistata per noi Rosetta Paladino. Eva Immediato, benvenuta a essere i suoi discepoli. Grazie per aver accolto il nostro invito. Tu, giovane donna, mamma, insegnante, hai presentato diversi spettacoli, eventi, libri, hai letto, hai prestato la tua voce per letture molto importanti, molto belle, ma soprattutto noi ti conosciamo come attrice. E hai presentato e portato nei nostri paesi, in diversi paesi della nostra diocesi, Frida Kahlo. Frida Kahlo, quest'artista che con le sue opere esprime il suo coraggio, la sua rinascita. Vogliamo raccontare ai nostri amici in che cosa consiste questa resilienza di Frida Kahlo? Allora, innanzitutto grazie a voi per l'invito. Frida Kahlo è una donna, perché continua ad essere nelle sue opere, in quello che ha lasciato, è una donna che ha avuto grande coraggio, così come hai detto tu, è una donna che non ha avuto molta fortuna nella sua vita, perché la salute purtroppo non l'ha assistita da quando era ragazzina, prima con una brutta malattia che appunto ha inficiato le sue capacità motorie e poi con questo terribile incidente che ha avuto a 18 anni, un incidente che l'ha costretta a una serie di interventi, a portare busti e soprattutto poi a subire dolori atroci e a morire comunque giovanissima. Ma lei ha portato avanti questo suo modo di vivere, voce del Verbo nonostante tutto, quindi nonostante la sua sofferenza, nonostante il fatto che lei potesse muoversi con grande fatica, nonostante quindi un po' questa vita contro, perché ad un certo punto sembrava fosse così, lei è andata incontro alla vita e quindi ha cercato di trasformare la sua sofferenza in bellezza. E infatti, in una delle ultime lettere che lei ha scritto al suo grande amore Diego Rivera, lei dice proprio: basta lacrime, ormai le lacrime non devono più solcare il nostro volto. Ora noi, dice proprio a Diego: Diego, quando io non ci sarò più, tu non piangere, ma trasforma il tuo dolore in bellezza, in arte, perché l'arte riesce a forgiare la vita, a rendere la vita bella, riesce a raccontarla anche. E Frida Kahlo è un esempio di resilienza, di resistenza, ma è anche una guerriera della luce. Una che non si arrende, una non, che non si è mai arresa, nonostante i momenti di sconforto li abbia avuti. Io sono particolarmente colpita da alcune frasi di Frida, perché poi per raccontarla e per raccontarla quanto più fedelmente alla realtà, ho cercato di leggere quello che lei ha scritto, le sue frasi storiche. Ci sono alcune frasi che mi hanno colpita tanto. A un certo punto lei dice: io non sono malata, io sono rotta. Sono a pezzi e quindi si capisce che è una donna che davvero sta resistendo e sta lottando in tutti i modi contro un suo stato fisico che è devastante. E in più a un certo punto dice: ma ora forse basta, perché devo sempre guerreggiare. Ho fatto tante battaglie, ma adesso forse la guerra la sto perdendo perché sono stanca, perché poi ci si stanca anche. E allora, in fondo, Frida racconta di tante donne che nella vita quotidiana combattono tante battaglie e che possono essere problemi di salute, problemi di lavoro, problemi familiari, che possono essere accadimenti anche tragici, che capitano.
E quindi lei mi piace raccontarla, sia perché è una donna che va raccontata, che non va dimenticata, e sia perché può essere un messaggio di grande speranza per tutte le donne, per tutte le donne che credono nella nostra forza, che credono che in fondo non si è mai soli e non si è mai in preda a una disperazione vera e propria, perché poi si può trovare invece un modo per risalire. Io ho avuto il privilegio di assistere a questo spettacolo, a questo tuo interpretare questo personaggio così importante. Cosa lega Eva Immediato a Frida? Ci lega qualcosa di profondissimo. E io mi sono avvicinata a Frida per caso, ma non per caso, nel senso che ne avevo avuto sempre un po' di pudore a raccontarla. Poi ho avuto l'occasione di farlo e più la conosco, più mi sento vicina a questa donna che voleva in ogni modo trovare la sua libertà, ma la sua libertà era la sua dimensione, e anche a questo bisogno di dire, assolutamente, di raccontare, questa urgenza di testimoniare, perché la testimonianza io trovo sia un dovere, perché testimoniando noi possiamo dare un grande contributo, e per me vedere gli occhi lucidi del mio pubblico è un'emozione grandissima. Nel momento in cui arriva l'emozione al pubblico vuol dire che io sto facendo qualcosa di giusto, e probabilmente questa emozione arriva perché io mi ritrovo tanto in una donna che lotta, in una donna che crede nella bellezza, che crede nella bellezza della vita. E infatti la mia Frida, nonostante tutto, appunto, nonostante il racconto di tante comunque disgrazie che le sono accadute, il mio racconto finisce con un gracias alla vida. Questa vida che bella, alla fine Frida dice: ora io voglio essere felice, lasciate che sia felice, perché comunque ho vissuto la vita che volevo, nonostante tutto. E in fondo io mi sento molto fortunata per tutto quello che ho, ma mi sento anch'io di combattere tante battaglie, e sento di farlo in una coralità insieme a tante altre donne, per cui insomma trovo la bellezza in questo. Quindi per te è un po' questo l'insegnamento del teatro, quello che fai? È questo, decisamente. Teatro e testimonianza, teatro e racconto di bellezza, ma anche di verità, perché poi è denuncia, ed è testimonianza, continuo a dirlo, perché a volte sembra quasi che raccontare anche dei fatti un po' tragici sia quasi fare del male. Spesso si dice: rispettiamo in silenzio questo dolore. Io sono una persona molto attenta a questo. Sì, il dolore va rispettato, però bisogna testimoniare, e forse raccontarlo può aiutare tanta gente che si trova in difficoltà a trovare la speranza, a trovare anche la chiave. A me è capitato più di una volta che alla fine di un mio spettacolo arrivasse qualcuno ad abbracciarmi senza dire niente, qualcuno disconosciuto, che però nel momento dell'abbraccio io ho conosciuto profondamente. Da questo si percepisce che per te non è solo un mestiere fare teatro, è qualcosa di più. E quand'è che hai capito che questo era quello che per cui sei appassionata, diciamo così? Allora, per me fare teatro è assolutamente una passione, un'urgenza, e forse anche una missione, perché è un po' come una chiamata, anche questa. È il fuoco sacro a cui non puoi sottrarti. Diciamo che io l'ho capito molto presto. Perciò dico, il teatro mi ha scelta, non sono io che l'ho scelto, perché già da bambina io dicevo che volevo fare l'attrice, non sapevo nemmeno dirlo, dicevo attrice, senza sapere quasi cosa significasse, e però sentivo
che volevo stare su quel palcoscenico, che volevo stare in mezzo alla gente, che volevo far sentire la mia voce, e volevo far sentire la mia voce e le mie emozioni, perché è così bello raccontare le emozioni, far sentire le emozioni, è bello emozionarsi. Io lavoro tanto anche con i ragazzi a teatro. La cosa più bella è che quando finisce il nostro incontro, perché lezione sarebbe troppo, insomma il nostro incontro, loro escono e corrono dai genitori dicendo: è stato bellissimo, quando ritorniamo? Perché si sentono liberi, perché trovano il modo di esprimersi. Oggi è difficile anche guardarsi negli occhi, oggi è difficile raccontare anche la propria felicità. La televisione di oggi ci mostra con grande scioltezza, sì, esatto, di tutto, e ci mostra quasi il dolore, ce lo sbatte in faccia. Invece a volte è importante anche raccontarlo, ma raccontarlo con i propri tempi, con la propria sensibilità. Come fai a conciliare il tutto? Essere mamma, insegnante, attrice, ci vogliono diversi sacrifici. Come riesco a trovare il tempo e a conciliare? Con grande fatica, grande sacrificio, ma in tutto sono guidata dalla passione, naturalmente, altrimenti non ce la farei. Ci sono dei momenti in cui anch'io, come Frida, dico: io sono stanca, ma perché? Perché lo devo fare? Però poi trovo la forza ogni volta che mi trovo a lavorare a teatro, fare gli spettacoli, a fare i laboratori teatrali, e poi trovo la forza anche dai miei figli, che sono orgogliosi di me, che mi seguono molto spesso, quindi ora stanno crescendo, quindi io quando posso li porto con me. Mi stanco molto, però ne traggo talmente tanto beneficio che sono così felice poi per quello che ho, che non potrei farne a meno, per cui è per me il sostentamento, è quasi un bisogno primario come mangiare, bere e dormire. Che rapporto hai con Dio? Ma in questo caso che rapporto hai con la Madonna? Il mio rapporto con la Madonna è un rapporto molto profondo, anche perché quello della Madonna è un'immagine che io ho avuto fin da bambina. Come in ogni paese c'è il santo patrono, c'è la Madonna di riferimento. La nostra Madonna, io sono di Lagonegro, la nostra Madonna è la Madonna di Sirino, del Monte Sirino, che è quella che noi abbiamo pregato fin da bambini. Siamo saliti al monte, siamo andati a fare le visite, abbiamo imparato le canzoni fin da bambini, ed era la Madonna che noi pregavamo sempre, quindi era nelle nostre preghiere. L'immaginetta della Madonna del Sirino è nel mio portafoglio adesso, ma lo è da 40 anni, da quando ho un portafogli. Prima stava nel cassetto della scrivania o stava nel diario, perché era quella che ci doveva sempre guidare. La Madonna poi ho voluto in qualche modo anche un po' raccontarla anche a teatro, e con grande rispetto, ma anche perché penso che ogni donna dovrebbe in qualche modo sentirsi vicino alla Madonna per trovare forse anche la forza. Una Madonna che ha visto il figlio in croce, una Madonna che ha dovuto anche rinunciare al proprio figlio, perché ha avuto il grande privilegio di avere il figlio di Dio come proprio figlio. Quindi lo strazio, la bellezza, la grazia. Ed è un po' come le madri anche di oggi, che vedono i propri figli andar via perché devono prendere la propria strada. E poi in generale la Madonna è la grande madre, che ha saputo conciliare tutto. Lei non conciliava con il teatro, ma ha conciliato tante emozioni, tanti sentimenti, tutto quello che è accaduto nella vita, e anche tante domande a cui non ha neanche cercato la risposta, perché la risposta c'era già e c'era nel proprio figlio, nel figlio di Dio, e quindi era nell'Eterno, in questo grande privilegio. Poi io ho avuto una donna di riferimento sempre nella mia vita, che è stata mia madre, che è mia madre. Mia madre non si occupa di teatro, ma ha sempre conciliato tutto.
E tempo fa ho letto una frase che dice che le madri riescono a tenere insieme quello che sembra che non possa stare insieme, quello che ormai sembra perduto, sembra separato, ed è proprio così. E allora io, pensando alla Madonna, a mia madre, penso proprio a questo. Penso che forse la donna debba essere questo collante forte che riesce a tenere insieme tutto e a trovare la ragione anche a quello che ragione non ha. Eva, non so come ringraziarti per questa testimonianza così bella. Avremo modo sicuramente di continuare e dire tante altre cose. Grazie per questo momento e vogliamo dire ai nostri amici a casa che se sentono delle voci in sottofondo sono appunto i tuoi bambini che ti hanno accompagnato oggi con noi. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere essere qui e spero di tornare presto. Grazie ancora. È iniziato il tempo di Avvento. L'Avvento è attesa innanzitutto e attende chi spera, attende chi cerca qualcosa di più. Oggi ascoltiamo il Vangelo e il commento di Don Angelo Pellegrino. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Cominciamo un nuovo anno liturgico con questa prima domenica di Avvento che ci avvia proprio a quel tempo di Avvento che ci condurrà nella gioia, nella preghiera, in un clima di preghiera profondo verso il Natale. Il tempo di Avvento è un tempo che noi ci troviamo a vivere e ci vede collocati nel nostro tempo, che è il tempo della Chiesa, come un tempo intermedio. Il tempo di Avvento è quello che richiama la venuta di nostro Signore Gesù Cristo, quello che festeggeremo al Natale, vale a dire l'incarnazione di questa meraviglia di Dio che si fa bambino, che viene a posarsi nelle mani di un'umanità tante volte stanca, tante volte che cammina nelle tenebre. E allora possiamo dire che questo tempo intermedio, un tempo di contemplazione, che proprio ci avvicina a quella che è la prima venuta di nostro Signore Gesù Cristo nella nostra carne umana. Ma è un tempo di Avvento che ci chiama anche ad un'attesa, ad una vigilanza, alla veglia, no? È proprio quello che si esprime nella notte santa del Natale, nella veglia del Natale, perché il tempo di Avvento è quello che in questo Vangelo di questa domenica proprio Gesù, dà forza a questo annuncio per dire: vegliate e tenetevi pronti, perché non sapete nel giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. E quindi la nostra attesa va oltre il nostro tempo e ci proietta verso la venuta nella gloria di Gesù Cristo nostro Signore, quando verrà alla fine dei tempi. Ma quello che dicevo è il nostro tempo, no? Tra questi due tempi, tra l'incarnazione, la venuta alla fine dei tempi di Gesù nella gloria, c'è il nostro tempo, il tempo intermedio, è il tempo della Chiesa ed è il tempo in cui noi siamo chiamati ad accogliere Gesù che viene nella nostra vita e quindi ad essere pronti a mostrare il nostro essere discepoli con le opere di carità, con le opere di bene, mostrando il nostro amore ai fratelli per essere
nella luce, per essere luce la nostra testimonianza di discepoli e di essere luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Allora a noi l'impegno, il compito, la costanza nella preghiera, la perseveranza nella fede di essere luce, di rivestirci di Gesù Cristo, quindi di svegliarci dal sonno del pessimismo che tante volte aleggia nelle nostre vite, di svegliarci da quella che è una superficialità nelle nostre vite quotidiane. E allora in questo tempo che è pieno di luci, non lasciamoci abbagliare da queste luci apparente, non lasciamoci confondere dal luccichio del consumismo e non lasciamoci appunto distrarre da queste apparenti luminosità passeggere. Cerchiamo la luce vera. Gesù nel Vangelo, appunto in questa prima domenica di Avvento, ci invita con due forti parole: vegliate, state pronti. Essere pronti significa sapere accogliere Gesù che viene nell'oggi della nostra vita, nelle richieste dei nostri fratelli poveri, nelle richieste di persone che ci stanno accanto. Saper accogliere Gesù significa appunto essere luce, e quindi diamo nuovo vigore alla luce della fede, camminiamo nella luce del Signore. Per fare questo abbiamo bisogno di nutrirci, abbiamo bisogno che la nostra fede si nutra, e si nutra il nostro nutrimento principale, ecco, la venuta di Gesù nell'oggi della nostra vita, nei sacramenti. Prima di tutto accostiamoci alla riconciliazione, facciamo pace con Dio, rivestiamoci di quella luce che è la risurrezione di Gesù Cristo, e la riconciliazione, il sacramento della riconciliazione, è proprio per noi questo scoprire questa luce che Gesù ci ha donato, il sacramento, l'Eucaristia. Questo dono grande, il pane di Dio, Gesù, la sua carne che ci dona e che ci nutre proprio per l'appunto, per essere testimonianza di luce nel mondo. Il nutrimento è ancora in queste domeniche di Avvento, in questo tempo di Avvento che ci apprestiamo a vivere, è la parola di Dio. Il Salmo che tanti di noi conosciamo è: lampada ai miei passi, Signore, la tua parola, luce sul mio cammino. E allora coraggio, facciamo nostro quell'invito di San Paolo che dice, ci invita a fare, ad essere splendenti come astri nel mondo, con fiducia, lavoriamo per la salvezza, lavoriamo per il regno di Dio, impegniamoci a riflettere in un clima di comunione, di preghiera, di intenso raccoglimento, a riflettere la luce che è Cristo, come Maria, nostra madre, e insieme a lei cantare: l'anima mia magnifica il Signore. Ecco, questo per noi significa essere luce, essere testimonianza di questo Dio che in Gesù Cristo ci porta alla salvezza. E allora di tutto cuore un buon cammino di Avvento, e che la luce di Dio possa illuminare in ogni momento, in ogni istante la nostra vita, e che Gesù illumini con la sua parola e con il suo amore sempre i nostri cuori. È il momento di dare la parola ad Anna Lusi, che ci aggiorna sulle notizie della settimana e, come sempre, apre un po' il nostro sguardo sul cammino della Chiesa. Cari amici, un saluto a tutti voi. Oggi, prima domenica d'Avvento, iniziamo il tempo dell'attesa, un breve tempo di preparazione. Attendere il Natale è prestare attenzione al presente, a tutto quello che ci circonda per riconoscere Cristo. Secondo una bella espressione di un padre della Chiesa, è importante ricordarsi di ciò che viene. In questa domenica viene accesa la prima delle quattro candele che ricordano le quattro domeniche di Avvento. Ed ecco alcuni appuntamenti. Lunedì 2 dicembre, assemblea CEC. Martedì 3, facciamo memoria di San Francesco Saverio. Mercoledì, a Pompei, incontro regionale Migrantes e solennità di Santa Barbara. Venerdì 6, San Nicola di Bari. Sabato, incontro diocesano dei ragazzi delle scuole medie, mentre alle ore 19 a Padula il Vescovo inaugura la mostra Presepi. In tutte le parrocchie in questo periodo si allestiscono i presepi a ricordare il Natale. Domenica prossima, 8 dicembre, seconda domenica d'Avvento, solennità dell'Immacolata. Arrivederci e buona settimana! Siamo giunti anche oggi alla fine della nostra puntata. Un grazie a tutti voi che ci seguite sempre e che anche oggi siete stati con noi.
Vi ricordo il sito diocesano www.diocesiteggiano.it. Sul nostro sito potete trovare le puntate di Essere Suoi Discepoli. Auguro a tutti voi una buona domenica e soprattutto un buon cammino di avvento.